buongiorno a tutti. Abbiamo concluso la giunta con una serie di deliberazioni importanti. Quella che voglio presentare però non è una delibera di giunta, ma è una prima attuazione di una precedente delibera di giunta, quella nota come credito in cassa. Credito in cassa, sapete che è 1 miliardo di euro che viene messo a disposizione delle imprese lombarde per il pagamento dei crediti che vantano nei confronti dei comuni. È una misura straordinaria della Regione per rispondere al fabbisogno di liquidità delle imprese. Questa delibera è stata adottata in settembre, sono partite la prima attuazione e oggi è stato effettuato il primo pagamento, la prima operazione per un importo considerevole, 472.000 euro in 52 giorni, che è un tempo molto limitato considerato la novità del provvedimento e la complessità. Si tratta di un intervento del comune, dell'impresa, delle società di factoring, una procedura nuova che di solito richiede mesi e mesi. Noi in 52 giorni siamo riusciti e qui c'è il testimonial, diciamo così, di questa operazione. È una società Regazzoni Antonio Costruzioni SRL con sede a Dolmo al Brembo, comune di Bergamo, che ha ceduto un credito vantato verso il comune di Foppolo di titolo primo, 472.467,37. Cos'è il titolo primo? Una spesa corrente che quindi non poteva essere pagata neanche col decreto 35 del governo, il cosiddetto sblocca crediti, perché lo sblocca crediti del governo si riferiva solo a spese di investimento. Questa è una spesa corrente, quindi il signor Mauro Regazzoni, che è qui presente, ha potuto beneficiare di una misura della Regione Lombardia, e senza la Regione Lombardia non li avrebbe presi questi soldi, no? Anzi, devo dire che ringrazio la Regione Lombardia, perché in questo momento difficile per le aziende, per la nostra azienda come per tante altre, e insomma è un bel aiuto che ci è arrivato e ci consente di onorare i nostri debiti, le nostre cose, i pagamenti, cioè si riesce a girare sperando in tempi migliori, sperando che intanto si inizino altri lavori e si abbia la possibilità di guadagnare, di lavorare. Però con questa iniziativa, come ripeto, cioè, ci si gira intanto, cioè, si riesce a andare avanti, perché vedete che tutti i giorni, ogni giorno si sentono aziende che chiudono, si sente dire che chiudono, che falliscono. Invece se un'iniziativa del genere della Regione è sicuramente un bel aiuto che ti dà la possibilità di andare avanti, insomma. Grazie comunque. Sono le adesioni dal 30 settembre, giorno di apertura della misura, hanno aderito tutte e 12 le province lombarde, 132 comuni, 144 enti locali, su 1.500. Stiamo verificando e abbiamo verificato, ci sono molti comuni interessati, però con la misura che noi abbiamo preso del patto di stabilità verticale, 250 milioni che abbiamo dato ai comuni quest'anno, alcuni comuni che sono interessati alla misura per il 2014 non hanno avuto necessità finanziarie di pagamento per il 2013. Quindi prevediamo per il 2014, siccome la misura vale fino al 2018, un'adesione in massa dei comuni che nel 2013
anche di quelli che non hanno avuto bisogno della misura, perché la Regione Lombardia, nella sua generosità, ha messo 250 milioni nel patto di stabilità verticale. In ogni caso, già entro il 2013 prevediamo di completare operazioni per circa 60 milioni di euro. Il plafond, come sapete, è di 1 miliardo. Per fare questo, prima erogazione, come abbiamo detto, è avvenuto il 22 novembre, con domanda presentata il 1 ottobre, 52 giorni di tempo. Noi abbiamo l'obiettivo di portare a 30 giorni il tempo massimo di erogazione del contributo, ma già 52 giorni, devo dire, con la burocrazia che c'è, è una cosa... 30 giorni avevamo... Prego. Mi permetto di sottolineare che comunque nel tempo di 30 giorni noi abbiamo avuto la risposta e la conferma che la nostra domanda era stata accettata. Quindi il 1° di ottobre alle 4:30 del pomeriggio abbiamo dato l'ultimo input per presentare la nostra pratica. Il 31 di ottobre alle 13:30 abbiamo avuto l'ok, quindi direi straordinario. Dall'esperienza del signor dell'impresa e di questo caso e dei casi analoghi, stiamo imparando come migliorare le procedure, come renderle più semplici. L'obiettivo appunto è quello di arrivare entro 30 giorni al pagamento. Giorgio Papa è il diretto responsabile delle operazioni, oltre ad essere quello che ha ideato. Queste sono in più? Siamo sicuri? Ah, ecco. Ho detto 132 comuni, ma non era aggiornato ieri sera. Questa mattina sono pervenute altre 9 adesioni e il comune di Bergamo ha comunicato che ha aderito e che la settimana prossima invierà l'adesione formale. Quindi sono 154 e non 144, 10 in più. Prego. Ho poco da aggiungere. Ieri, quando abbiamo visto qual era il primo pagamento, ho telefonato al signor Mauro, che non conoscevo. Stamattina ho provato a richiamarlo, alle 3 di mattina era già in giro a spallare la neve. Quindi la cosa più bella di questa operazione è che è un'operazione di territorio, sul territorio, che va vicino veramente alle imprese, che fa la differenza nella nostra magnifica regione, e come vedete con persone così, con soluzioni che entrano sempre più veloci, sempre più importanti, io sono sempre meno preoccupato sul futuro. Noi, come dice il governatore, accelereremo, cercheremo di fare ancora meglio, però obiettivamente una misura così nuova in 50 giorni partire e pagare, perché stamattina ce l'hanno sul conto corrente del credito bergamasco, quindi c'è che sono la banca ancora del territorio, Factorit, una delle 8 società di factoring che mettono a disposizione più di 1 miliardo, è un altro partner importante, veramente l'Unione fa la forza, avanti con fiducia. Io voglio semplicemente aggiungere che questa operazione di credito in cassa è una dimostrazione concreta e tangibile di come la Regione sta vicino alle proprie imprese e ai propri cittadini. Mi permetto di sottolineare una cosa in più rispetto a quanto ha detto il nostro Presidente, che l'impresa, l'azienda del signor Regazzoni è stata la prima, ma nelle prossime settimane noi andremo a liquidare altre aziende fino ad arrivare a un totale di 2 milioni e 100 mila euro. Questa è una cosa estremamente importante. Noi avevamo detto che entro 60 giorni dalla possibilità di applicare al recupero dei crediti noi avremmo dato atto alla liquidazione, così è stato fatto. E questo è il segnale che vogliono i nostri imprenditori, ma che vogliono i nostri cittadini. Cosa velocissima, per sottolineare il fatto che questa misura è a regime e quindi darà la possibilità ai comuni, che oggi sono in enormi difficoltà perché ce ne sono tanti che devono approvare il bilancio adesso a novembre, quindi è capitata anche in una situazione di difficoltà estrema per le ragionerie dei comuni prese con mille altri problemi, e quindi non scade, e darà la possibilità soprattutto negli anni a venire per i comuni di risolvere enormi problemi di liquidità. Bene, una buona notizia. Oggi il signor Regazzoni diventerà testimonial della Regione e di Bergamo e non di Varese, vabbè, insomma, perché davvero penso che sia poi una persona molto simpatica. L'ho presentato stamattina ai colleghi di giunta, perché davvero è una misura che vogliamo
fortemente valorizzare, diffondere e portare come esempio di un'iniziativa del territorio a sostegno delle imprese, non conflittuale con quella del governo centrale, ma aggiuntiva. E proprio questo è il caso di scuola, no? Come l'avessimo fatto apposta non ci saremmo riusciti. Un importo considerevole per un debito che il decreto del governo non avrebbe consentito al Comune di pagare. Seguiremo con ovviamente grande attenzione l'attuazione di questa misura nei prossimi anni, ma siamo partiti col piede giusto, mi pare. Quindi la ringrazio per averci creduto, per aver seguito da vicino la vicenda e le chiedo di essere disponibile quindi a promuovere questa misura e a parlar bene della Regione Lombardia, ovviamente. Se no, va bene. Se ci sono domande anche su altre questioni. Io volevo chiedere cosa pensa della mossa del governo sulle privatizzazioni. Ma diciamo che di sicuro è un'operazione utile in questa fase, però da monitorare con la massima attenzione. Le privatizzazioni vanno bene se e solo se quei ricavi vengono usati per spese di investimento. Se invece questi miliardi di euro, perché sono cifre importanti, vengono utilizzati per tappare buchi di natura corrente, questo è veramente drammatico. Bene, allora facciamo salire adesso. Sì, no, noi abbiamo finito. C'è l'assessore Bulbarelli che deve fare la presentazione di una iniziativa che ci sarà la prossima settimana. Io vi lascio perché devo andare all'assemblea di Arexpo dove si discuterà del futuro dell'area Expo. E intanto sentiamo la presentazione. Lunedì 25 novembre è la giornata che viene dedicata a livello mondiale contro la violenza contro le donne. È una giornata importante voluta dalle Nazioni Unite nel 1999 e ovviamente anche Regione Lombardia ha deciso di mettere l'accento su una giornata così importante. Sarà un evento che noi copriremo quasi tutta la giornata, perché già dal mattino presenteremo il nostro tavolo permanente contro la violenza che è previsto dalla legge del 2012 che è stata voluta da tutte le donne che sedevano appunto in consiglio regionale, votata all'unanimità, però mai attuata. Perciò abbiamo l'occasione di iniziare questo percorso che è appunto stato deciso da una legge. Cominciamo da tavolo, 24 componenti che siederanno per appunto decidere le linee guida su un problema così importante. Perciò il 25 saranno designate i 24 componenti, questo al mattino, al pomeriggio. Ci sarà questo evento particolare organizzato nel nostro auditorium Testori, ospite d'onore il nostro presidente. Sarà un evento particolare che con un titolo emblematico, Le donne in testa, la violenza alle spalle. Sarà un momento, come vi ripeto, in cui sentiremo i pareri e le opinioni su un tema così particolare di tante personalità del mondo della cultura, però ci saranno anche avvocati, magistrati, ci sarà il questore di Milano, ci sarà Maria José Falcicchia che è a capo delle volanti di Milano, a capo di 700 uomini sempre proprio che operano sul territorio costantemente.
Ci sarà la squadra del rugby di Viadana. Perché il rugby? Perché nel rugby è previsto il terzo tempo, il famoso terzo tempo. I primi due tempi si lotta, ci si fa la guerra, ma il terzo tempo è quello della riappacificazione, è quello dell'amicizia, è il terzo tempo dove gli intenti si uniscono, e questo dovrebbe essere anche tra uomo e donna. Perciò, insomma, siete tutti ovviamente attesi, sarà un momento particolare, speriamo anche seguito, dobbiamo avere una risposta seguito anche da Rai 1, perciò insomma noi ce la stiamo mettendo tutta su, vi ripeto, un tema che vede purtroppo Lombardia al negativo, purtroppo, perché il famoso numero 1522, il numero nazionale al quale possono accedere tutte le donne che chiedono aiuto, che hanno bisogno nell'emergenza, ecco, la Regione Lombardia è al secondo posto dopo il Lazio, perciò sono tante le donne lombarde che vogliono avere qualche risposta e che hanno bisogno di aiuto. Noi stiamo cercando con le nostre azioni di darlo. Regione Lombardia ha già stanziato 1 milione di euro, un bando al quale possono concorrere tutte le città con un protocollo d'intesa, cioè che hanno delle reti con le quali possono operare più soggetti sui vari territori, che potrà dare risposte a nuovi centri antiviolenza. Purtroppo le richieste appunto sono tante, noi facciamo il possibile, anche perché siamo una delle poche regioni che ci mettono fondi così importanti.